Ciao a tutti, come state? Spero bene. Qua è così oggi, per fortuna dico io, perché fino a ieri 40 gradi. Sono uscita dal lavoro, che adesso mi hanno cambiato gli orari. Sono uscita alle 4 e mezza, c'erano 40 gradi secchi. E boh, come va? Siete in vacanza? Intanto grazie mille, grazie, lo sapete, anche se per tutti i messaggi, chi si è preoccupato che non ho più fatto video, che grazie mille. Il fatto è che è una sensazione strana, perché quando è morta mia nonna, un dolore indescrivibile, che ancora adesso quando la nomino, quando parlo di lei, quando penso a lei. Ma mia mamma, che non c'è mai stato, come dire, ecco, un legame forte, beh certo le volevo bene, mia mamma, ma non c'era quel legame di complicità, di... Però... Quando è morta, che l'ho vista, ce n'è. Per fortuna che l'avevo vista da poco. È morto mio padre il 1º febbraio e sono stata là 4 giorni. Per fortuna. E poi scoprire cosa aveva, che magari ve ne parlerò in un altro video, perché soprattutto questo, cosa aveva, e secondo noi figli lei lo sapeva. Lo sapeva e abbiamo avuto la certezza i martedì, ieri sì, che abbiamo richiesto la cartella clinica e mia sorella mi ha inviato le foto, diciamo, delle pagine quelle più importanti. Perché ha detto c'è un pacco grosso. E in una di queste pagine si dice che quando hanno scoperto, cioè hanno avuto la certezza, perché loro il dubbio l'hanno sempre avuto, hanno parlato con noi figli, con me per telefono perché sono lontana, con mia sorella di persona, con mio fratello di persona e così. E nella cartella è scritto che l'hanno fatto in modo dolce. E poi si dice che l'hanno comunicato in maniera delicata anche alla paziente. Però lei non ci ha mai detto niente. Niente, nemmeno noi a lei, però lei lo sapeva e non ci ha mai detto niente.
così. Magari in un altro video vi dirò un po' di più. E così. Poi sono restata una settimana intera perché per la morte di un genitore, in questo caso, qua ti danno 4 giorni. Hai diritto a 4 giorni di permesso. Io ne ho presi 5, però sono stati l'azienda in cui lavoro di una gentilezza. Veramente mi hanno inviato le condoglianze. La responsabile mi ha inviato una mail dove diceva: prenditi cura di te stessa, se hai bisogno prendi un'altra settimana, ti metti in malattia. E io non ci riesco, non ci riesco a mettermi in malattia se... Però quando sono tornata il lunedì dopo, perché mia mamma è morta sabato, io sono partita domenica e sono tornata domenica perché ogni volta con i viaggi c'è un incubo. Sono partita sabato, dovevo tornare sabato alle 8. Ho preso il treno alta velocità che mi portava direttamente qua, ma a Milano il treno si è fermato e il capotreno ha annunciato che non poteva continuare perché delle persone, chiamiamole così perché non voglio... Hanno bloccato sia il tunnel del Frejus e sia i binari, per cui il treno non poteva entrare in Francia. Eravamo già arrivati a Torino e a Torino ci hanno riportato a Milano. Era sabato. E la manifestazione sarebbe continuata anche la domenica. Si poteva ripartire il lunedì. Io non sapevo se veramente se mettermi a ridere o spaccare tutto. Mi sono calmata un attimo, ho fatto due conti. Finché avevo il wifi del treno, ho prenotato il Flixbus da Milano, l'ho trovato anche se ho aspettato 2 ore, ce l'avevo a mezzanotte qualcosa e alle 6 della domenica sono arrivata qua. Ho chiamato un taxi. Per fortuna ha risposto subito, ha detto: signora, 10 minuti arrivo. È arrivato e sono arrivata a casa. Ogni volta che io faccio i viaggi di ritorno succede sempre un disastro. Comunque sono arrivata la domenica così, ho fatto subito una doccia, sono andata sul letto così. Le valigie non ci ho neanche pensato, le ho lasciate là. Lunedì sono andata al lavoro, però come sono entrata e che era logico, lo sapevo, però dicevo vabbè, ormai è passata, le condoglianze me le hanno già fatte, anche se mi dicono, mi hanno detto come va, tutto bene?
Sono crollata. Sono crollata e la responsabile ha detto: ti avevo detto di metterti in malattia. Ho detto: no, no, adesso passa. E poi così ho finito la giornata. È così. È così. Però veramente ci tengo a ringraziarvi perché nonostante abbia sempre fatto pochi video, perché vi ho sempre detto che io ho la monetizzazione attivata, però non funziona perché non ho mai messo nessuna carta, perché io per vivere lavoro, grazie a Dio lavoro, non è che YouTube è, come dire, è uno sfogo, boh, non mi viene la parola, quando hai la famiglia lontano. E allora ogni tanto io facevo i video così, però non è che li facevo così, a me faceva incazzare veramente quella, che poi adesso non so, è tanto tempo che non, ma neanche entro su YouTube. Però ho visto gli ultimi messaggi, ho detto no, faccio un video e voglio riprendere. Voglio riprendere a fare dei video così. Per non lo so come spiegarmi e non vorrei spiegarmi male. Ma le persone, perché so che ce ne sono tanti. Tantissimi italiani qui, o in Germania, o in Svizzera, o in qualsiasi altra parte del mondo. Magari loro possono capire di più come ci si sente. Fortunati quelli che sono all'estero, ma che hanno la famiglia, cioè hanno la famiglia con loro. Io no. E non è la stessa cosa se ci si sente tutti i giorni, se c'è tutti i giorni il buongiorno, il messaggio. No. È così. Ha già smesso, pioveva prima, adesso è solo nero. Ho lasciato fuori, avevo dei piatti, erano molto carini, con dei finti cristalli attaccati. Finché ero via, ha piovuto e in più appena tornata ha fatto una grandinata che ho trovato il terrazzo con 5 centimetri, sembrava neve, tutta grandine, tutto ghiaccio. E si sono arrugginiti, staccati tutti i cristalli e domani li butto. Vabbè, dai.
importa. E così. Io vi ringrazio ancora tanto, vi auguro una buona cena. Domani per me è venerdì, perché qua venerdì è festa, per cui domani comincia il weekend. Adesso hanno cambiato tutti gli orari al lavoro. Sentite. Faccio una settimana dalle 6:45 di mattina fino alle 2:15 del pomeriggio. E un'altra settimana comincio alle 10 di mattina fino alle 5, 5, 5 e mezza. Non mi ricordo più. Cinque e mezza. Cinque e mezza. Perché abbiamo fatto l'inventario e per cui è da quando sono tornata che per fortuna faccio che la mattina. Mi verrà da piangere quando comincerò fino alle 5:30 di sera, con sto caldo. E per l'inventario va che tempo. Tuona, piove e là c'è sole. E per l'inventario hanno fatto un nuovo orario, dalle 8 fino alle 4, o dalle 9 fino alle 4 e mezza. Ai 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 ai, non mi piace per niente questi nuovi orari, non mi piace. Allora, buona cena, buonanotte. Spero dal cuore di risentirvi presto. Mi impegnerò a fare dei video più spesso, così da sentirmi meglio. Buona serata e buon giovedì per domani. Che sia una bella giornata per tutti. Un bacio. Ciao.